Professore, oggi il Covid-19 fa decisamente meno paura, però ci sono ancora delle vittime, soprattutto tra i pazienti più fragili. Ci vuole ricordare quali sono questi pazienti fragili? Ah, sì. diciamo, innanzitutto i soggetti per età, quindi l'immunosenescenza, quindi soggetti sopra i 65 anni, ormai abbiamo capito che sono persone fragili che possono con più facilità andare incontro a forme gravi di Covid. Poi ci sono i pazienti con le comorbosità, quindi sono le solite comorbosità croniche, i cardiopatici, i pazienti con insufficienza respiratoria, con insufficienza renale e ovviamente gli oncologici, soprattutto i pazienti con emolinfopatia, con quindi tumori del sangue, ma anche i pazienti con tumore eh, del, di organi solidi. E infine direi gli obesi, questa, questa è una novità che abbiamo imparato con il Covid a capire come il soggetto obeso, che spesso ha delle comorbosità in realtà, ma è un soggetto fragile, un soggetto che può avere forme gravi. Oltre al vaccino ormai diciamo abbiamo una buona quota della popolazione vaccinata, questi pazienti come vanno protetti a livello eh, di trattamento? Sì, il vaccino è un'arma importante ma sappiamo che poi non riesce a proteggere tutti. Quindi nel paziente fragile che comunque vaccinato o non vaccinato abbia acquisito l'infezione dobbiamo intervenire rapidamente, con i farmaci che bloccano immediatamente il virus, che impediscono che si inneschi quel meccanismo di malattia che poi è difficile da fermare, quindi il trattamento precoce. E su questo abbiamo certamente dei buoni farmaci antivirali, ma soprattutto abbiamo anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali sono, stata, sono stati un'arma fondamentale che abbiamo imparato in questi mesi a utilizzare e che ci permettono effettivamente di controllare il virus. Però si sente anche tanto dire che gli anticorpi monoclonali hanno perso di efficacia con l'arrivo delle varianti. Attualmente domina ancora Omicron, quindi abbiamo delle armi da poter utilizzare? Assolutamente sì, abbiamo imparato che così come un po' per il vaccino, no? che man mano che arrivano le nuove varianti dobbiamo capire quanto funziona il vaccino, quanto funzionano gli anticorpi monoclonali, che sono così specifici, così attivi, che effettivamente riconoscono meglio alcune, alcune varianti rispetto a altre. Oggi abbiamo un anticorpo monoclonale, il sotrovima, che continua a funzionare molto bene nei confronti di questo virus e delle varianti che stanno circolando adesso. Quindi è un'arma che abbiamo ancora efficacissima e che forse stiamo utilizzando poco, ecco, se dobbiamo fare un po' una reprimenda a noi stessi e che usiamo poco un farmaco che invece è fondamentale e che si è dimostrato efficacissimo. Qual è il meccanismo d'azione di questo anticorpo monoclonale? Questo anticorpo monoclonale ha delle peculiarità, innanzitutto funziona come tutti gli anticorpi monoclonali, cioè si lega al, al recettore di ingresso del virus, quindi impedisce in qualche modo al virus di entrare all'interno della cellula ed è quello che è comune a tutti gli anticorpi monoclonali. In più lui ha anche una capacità immunitaria, cioè aiuta la, le nostre difese immunitarie, soprattutto le cellule del nostro organismo che sono deputate a difenderci, ad aggredire meglio il virus. Quindi una doppia azione che lo rende così potente. Ci siamo ormai abituati all'arrivo continuo di nuove varianti di Covid-19. Gli anticorpi monoclonali sono ancora efficaci anche contro le nuove varianti? Allora innanzitutto è vero, ci siamo abituati a questo arrivo continuo, in realtà sta tutto rallentando. Perché come tutti i virus, come sempre accade in natura perché Darwin ce l'ha insegnato, eh, il virus si adatta all'uomo e man mano che si adatta cambia sempre di meno. Infatti, noi non abbiamo più nuove varianti, ma abbiamo eh, cambiamenti della variante omicron, che ormai è dominante. Quindi, noi ormai dobbiamo lavorare con questo, dobbiamo abituarci all'idea che questo virus cambierà sempre di meno. Cambiando sempre di meno, questo ci apre delle strade, perché ci permette di pensare a vaccini che non dovremo eh, cambiare ogni anno, come succede per esempio per l'influenza. Eh, possiamo pensare a farmaci che rimarranno stabili. Indipendentemente da come il virus potrà cambiare. Quindi tutta questa situazione che sta avvenendo ci potrebbe agevolare a meno che non succeda il disastro, questo non possiamo mai escluderlo con la natura, che eh, emerga una nuova variante completamente diversa, dovremo ricominciare tutto da capo. Ma oggi questi segnali non ci sono. Ecco, e gli anticorpi monoclonali che abbiamo a disposizione possiamo considerarli validi, efficaci contro queste nuove varianti? Ma mi avrebbe da dire una scherzosamente ni. Nei sensi monoclonali ne abbiamo tanti che sono stati generati quando ancora era il virus originario, quelli sono persi, diciamolo con franchezza, perché il virus è variato abbastanza, Omicron è molto diverso rispetto a tutti gli altri, pertanto i monoclonali classici non hanno più eh, attività, anche se non possiamo escludere che a forza di cambiare il virus ritorni su se stesso e magari qualche monoclonale che abbiamo perso invece è ritornato efficace. Oggi quelli veramente efficaci sono uno... Sotrovimab perché ha un meccanismo d'azione un po' diverso dagli altri e qualcun altro che mantiene un pochettino di attività e dobbiamo capire ancora come utilizzarlo. Va detto con franchezza: il grosso purtroppo oggi non è più efficace. E nella pratica clinica il Sotrovimab che le ha citato, come viene utilizzato attualmente? Viene utilizzato molto poco perché le linee guida internazionali sconsigliano l'uso degli anticorpi monoclonali. Opinione personale. Questo è un errore. Primo, perché eh, le sottovarianti del virus sono diverse da paese a paese e quindi mh, non possiamo stabilire che quello che non funziona negli Stati Uniti sulla variante degli Stati Uniti non funziona anche in Italia avendo magari delle sottovarianti diverse. Secondo, anche Sotrovimab se ha perso un po' di efficacia nei confronti degli ultimi virus emersi, ma mantiene ancora una notevole efficacia nella pratica clinica. Quindi, soprattutto considerando che abbiamo pochi farmaci disponibili, perderlo non mi sembra una scelta intelligente. Siamo all'inizio della primavera, ci aspetta diciamo, il cambiamento climatico, il cambio di stagione. Che scenario lei intravede con Covid-19? È difficile, difficilissimo da prevedere perché questo virus è tendenzialmente non legato alla stagionalità, l'abbiamo già visto l'anno scorso. Eh, quindi, non è come il virus dell'influenza, il virus respiratorio sinciziale e gli altri grandi virus respiratori. Viene relativamente facile pensare, però, che eh, le difese immunitarie, che sono notoriamente superiori in, in condizioni di temperatura e umidità valida, come accade per esempio in estate, eh, siano una difesa nei confronti del, di tutti i virus e quindi anche del SARS-CoV-2. Ricordiamoci che quest'anno abbiamo una popolazione in Italia pesantemente vaccinata, quindi mi vorrebbe da dire, sperando di non essere smentito, che dovremmo avere una situazione tranquilla per quest'estate.